Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di QualTaleAle. Eccoci qui di nuovo con Dark Souls. Allora, non siamo dove eravamo prima, cioè l'ultimo video che ci siamo lasciati, se non sbaglio eravamo nel legame del fuoco là, e dovevamo andare nella prima zona. Solo che mi ci ero affacciato, ma lì il bruto è ancora incazzato come una bestia. Quindi ho preferito evitare di andargli a rompere le balle e proseguire da quest'altro lato. Siamo tornati ad Anorlondo. Come vedete, siamo in quella zona dove c'era quella nebbia gialla. Mi sono anche cambiato d'abito perché non mettendo, diciamo, troppa roba, sono riuscito ad attrezzarmi con la cosa di Havel. A livello di pantaloni, guanti e corpetto, diciamo. E l'elmo ancora quello di ferro, vabbè. Perché sennò pesiamo troppo, come vedete, siamo ancora al di sotto del 50% per un pelo. Non posso neanche mettere le mutande, perché sennò poi diventa più pesante. Non posso più fare capriole. Quindi è proprio in modo estremamente sportivo. E quindi mi vorrei buttare da quest'altro lato che non so se ci possa essere qualcosa di interessante, visto che, ecco, no, vedo che è qualcosa di cattivo più che di interessante. Dicevo, non volevo andare da quell'altro lato perché comunque ho provato un po' a ricombattere col boss, ma mi ha fatto il culo a strisce, quindi ho detto, vabbè, lasciamo stare, va, ci ritorneremo più avanti. Cioè, per poco l'avevo quasi battuto, poi ho detto, vabbè, sti cazzi, va, tanto. Cos'è quella roba? Io non ho capito. Ah, il cinghialotto, ok, non avevo ben capito. No, caccia il. Sta carica, sta carica. Mamma mia. Minchia, ci ha tolto tutta la cosa. Aspetta, aspetta. Ok, non gli facciamo una benamata fava. Aia, aia, l'avevamo quasi appuntato il coso. No, dobbiamo fare così, bravo, bravo. Se la metti magari a due mani forse riesci. Mamma mia, sta. Così, così piano. Cioè mi sono ingrippato da solo, vabbè. Ok, non si preannuncia niente di buono a questo punto. Già partiamo col cinghialotto. Sensazione che qua ci sia qualcosa che non va con queste statue. Eccolo là, un altro cinghialotto. Fanculo. Questo l'avevamo incontrato al Borgo dei Non Morti all'inizio, solo che là l'avevo fatto dal tetto, diciamo. Mi ero bellamente nascosto. Intanto do un'occhiata. Scusi, cinghialotto, che fa? Attacca? Io mi sposto un attimino. Minchia, con questo è cattivo. Va, va, attacca, attacca. No, oddio, attacca non. Ok, perfetto. Vediamo qua. Attenzione, c'è un falò. Clamorosamente c'è un falò piuttosto ravvicinato a quello precedente, quindi meglio così. Ci sediamo anche, visto che non lo ravviviamo perché abbiamo poche cose, poche umanità, quindi me le terrei. Allora, prima diamo un'occhiata in giro e poi andiamo a tirare quella manovella. Semplice tavolino, ma noi lo spacchiamo perché ci piace spaccare le cose. Là non c'è. Ah, ce n'è un'altra di manovella che presumo serva per farlo scendere quando è su. Esatto, sicuro. Magari se ci schiantiamo da sopra. Sopravviviamo comunque. Vabbè, andiamo a vedere cosa c'è da quest'altro lato. Vabbè, vediamo un po' dove ci porta. E poi andiamo dalla parte di Quelag più avanti, forse. Non so. Vediamo adesso cosa. No, metti il cazzo di scudo fottuto. No, lo scudo. Ma che cazzo sono gli scheletrini però cazzuti? Ma li facciamo qualcosa o non ci facciamo inculare? Cioè, tu guarda. Si devo morire per colpa di sti cazzo di cose. C'è un altro qua. No, azzo. Mira questo però. Poi ci occupiamo di quel. Di quello cattivo là sopra. Per adesso concentriamoci su questo. Secondo me conviene scappare poi. Non è per sfiducia però. Che cazzo.
Guarda che figlio di troia. Allora, quello è di ghiaccio. Io forse qualche arma. Oddio, mi hanno ammazzato. Porca puttana troia, se sono cattivi. Ma se lo lascio sta quello? Cioè, non vorrei. Sapete, farmi inchiappettare così. Che fa? Balla quello. Ma che cazzo fa? Se questo non mi dà fastidio, vado direttamente al. Cristo. Al mago là sopra. Scusa. Dove siamo? Archivi del Duca. Raffanculo. È morto? Ah, è morto, ok. Quando mi stanno sul culo gli arcieri, maledizione. Allora, un attimo. Fatemi vedere se c'è qualcosa. Che cazzo era quello? Guarda questo. Basta, cazzo. Guarda lì, figli di. No, 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 no. Merda. No, dai, non posso morire. Maledizione qua. Cazzo. Guarda. Finiscono più questi. Finito io le fiaschette nel frattempo. Fanculo, va. Vediamo se c'è qualcosa. Vabbè, credo che moriremo nel breve periodo perché. C'è un libro che fluttua, ma va bene. Vabbè, io provo a salire, tanto comunque qua dobbiamo andare, non è che possiamo fare altro. Cioè, possiamo magari evitare le frecce come prima cosa. Lì c'è una nebbia. Bene. Questo mi rassicura. Qui c'è un marchingegno. Quindi forse saliamo. Sento qualcuno che cammina. Vabbè. Ecco, c'è un po' troppa gente lì. Ah no, non è una nebbia. No, guarda sta handicappato di piromante. Aspetta, quelli dopo. Facciamoci un attimo qua, vediamo che cazzo. Oddio. Oh, stai calmo, eh. Titanite scintillante, ok. Ci sono momenti di panico perché sento altri passi. Forse sopra, ok. Vabbè, per adesso attiriamo questo, va. Portacci tuo. Fanculo. Vai. Attacca, attacca, così, bravo. Ma vaffanculo. Non gli ho fatto assolutamente niente. Bene.
So se è rassicurante. Sono piuttosto resistenti sti piccoli bastardi, eh. Allora, prima di farci inculare, magari. E lo sapevo io. No, no, miralo. Questo ci uccide in modo. Bravo, bravo, bene. Bella cacata. Maledizione. Vabbè, ci dobbiamo semplicemente rifare tutto. Non è un problema. Non taglio perché. Non taglio. Vabbè. Ah, riproviamo. Mi devo andare a riprendere le anime, quindi dobbiamo riammazzare tutti. Ma vaffanculo. Facciamo che. Cazzo, stanno le umanità. Allora, facciamo così. Bravo. Che non andiamo da nessuna parte con 5 fiaschette. Ravviva, ravviva. Ok, andiamo. Richiama l'ascensore, va. Silenzioso, ho detto una sola. E riandiamo. Maledizione. Adesso ci resterà la banda a bassotti al completo qua sopra, come è giusto che sia. Vabbè, piano piano li rifacciamo tutti. Ah, c'è di nuovo anche il mago, bella. Guarda che testa di cazzo. Basta cazzo. Ah, quello difende qualcosa, no? Ok, allora sti cazzo. Oddio, questo mi ha ucciso. Porca la troia, puttana di Eva schifosa, lurida bastarda. Abbiamo perso quante? 30.000 anime? Cristo. Nuovo giro, nuova corsa. Prova a cambiare spada, va. Tanto morto per morto. C'è Cristoforo Colombo.
Puttana di Eva Troia. E vaffanculo per... Almeno con questa riusciamo ad attaccare un po' di più. Cerchiamo di togliere dalle balle sti bastardi qua sotto. Merda. Guarda a Cristo che testa di cazzo che sei. Caputtana di Eva. Vattene va che ti inculano un'altra volta questo. Proviamo da quest'altro lato, va. Tanto da là già sappiamo che ci ammazzano, quindi... Ok. Di là non ci vado, tanto mi interessa quello che c'è nello scrigno, se lo tengono. Tanto sono convinto che ci sia qualcosa di più interessante che ci ammazzerà più avanti. Che qui c'è del ghiaccio, quindi la nostra spada cazzutissima qua può andar bene, no? Cioè sembra, non lo so se sia realmente ghiaccio, magari no. Comunque almeno con questa sono un po' più veloce con sta spada di Quelag. Cazzo è questo? Ah ok, sembrava. Ancora non... Merda, merda, merda. No, sì, quando cazzo lo vedo. È morto? No. Da. Grande. Ancora non è potenziata al massimo in realtà, perché mi mancavano le titaniti del demone. Che non so se mi avete già detto dove trovarle, perché ho registrato un po' di video di seguito, quindi... Ancora non posto quello, ancora non ne posto parecchie in realtà. Cazzo, 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 cazzo. Vabbè, sti cazzi. Ecco. E lo sapevo, perché giustamente... Mo questo che cazzo fa? Mi incula, che vuole fa? Come cazzo arrivo a lui?
Ci devo andare per forza sotto, questo è il problema. No, no, no. Piano, piano. Ah, bene, bene, bene. Dov'è che mi posso riparare qua? Da esattamente nessuna parte. Perfetto. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo vedere direttamente al prossimo video con lo scontro con questo, sempre se ci arriviamo qua. E io vi ringrazio per aver seguito questo video. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.